la trappola di Monte Aperti. Siamo qui in questa esposizione nel San Pablo. Il cuore del palazzo. Il cuore del palazzo è costituito da tre ambienti. C'è la cappella di palazzo che intravedete al di là degli arconi, dove la mattina i nove assistevano alla messa prima di cominciare la loro attività politiche. I nove vivevano dentro il palazzo per la durata del loro mandato, erano altamente pagati per evitare la corruzione, vivevano per evitare la corruzione dentro il palazzo, ma poi non potevano uscire per nessuna ragione se non per il funerale di un parente di primo grado. La stanza che vedete oggi si chiama Sala del Mappamondo, per il grande mappamondo di Ambrogio Lorenzetti, andato per tutto, che era nella parete da cui è scattata la porta. In questa sala, nella parte alta, a sinistra, vedete, ci sono rappresentate le grandi battaglie della storia del Cossiena. Quattro anni dopo Simone Martini fa questa grande battaglia nel Palazzo Pitti, perché Firenze voleva che nei due edifici principali della città, il luogo in cui si riuniva la chiesa, il luogo in cui si univa la città in quanto comunità civile, ci fosse un omaggio alla loro regina, la Madonna. La Madonna è nella corte celeste circondata dagli angeli e dai santi, ma pochi sanno che questo affresco è un affresco anche parlante, un affresco che assume delle iscrizioni che sono molto importanti per capire gli affreschi del buon governo nella sala contigua a quella dove ci troviamo ora. Infatti, vedete, la Madonna ha in braccio Gesù. Gesù, con la mano sinistra, regge una pergamena, che è realmente una pergamena appiccicata al muro, cioè non è dipinta. È un pezzo di pergamena incollato al muro. In questa pergamena ci sono scritte pochissime parole. Sono l'incipit, l'inizio, il libro biblico della sapienza, dirigente di giustizia, qui indicato esterna. Amato la giustizia, voi che governate il tempo. Gesù al Consiglio Generale di Siena ha davvero queste cinque parole, in cui è riassunto tutto il senso, lo scopo della politica. Bene, che cosa la Madonna dice? Rivolta agli angeli, la Madonna dice: i vostri fiori mi davano, però mi piacerà di più i buoni consigli di questi signori del Consiglio Generale di Siena. Ma talora peggio, ma a volte meglio, chi per proprio stato, cioè per il proprio interesse, disprezza me e la mia terra inganna. E quando parlo peggio è che lo dà. Guardi ciascuno che questo vi è importante. La Madonna richiama il Consiglio Generale di Siena a operare in politica non cercando il proprio stato, cioè il proprio bene, ma il bene di tutti. E a non parlare peggio, a non parlare male. E invita tutto il Consiglio Generale di Siena a fare un esame di coscienza per vedere se i suoi membri cadano nel ritrovo di Maria. Rivolgendosi ai patroni, la Madonna dice: diletti miei, ponete nelle menti che vi devoti i vostri preti come vorrete voi farò con te. Io il vostro preghiere vi saluto. Ma se potete ai piedi mi è molesto, gravando loro o con perdute portate, le vostre orazioni sono più queste, né più chiunque la mia terra. La Madonna, in questo secondo discorso, rivolta ai santi patroni di Siena, richiama il secondo fondamento per chi fa politica. Il primo è l'attenzione al bene comune e non al bene proprio. Il secondo è la giustizia. Bene comune e giustizia sono le due colonne di una società. E vent'anni dopo, Ambrogio Lorenzetti, nell'affrescare